Sì, volevo chiedere se hai mai analizzato il punto di vista per cui le piante sono sicuramente le più intelligenti al mondo, nel senso che per cui le piante sono sicuramente gli esseri più intelligenti al mondo, perché al fine di non farsi predare dagli animali, no? Che gli animali sono quelli folivori che gli predano i polmoni, cioè le foglie, sono quelli semivori che gli predano i figli, cioè i semi, sono quelli radivori che gli predano il cervello, cioè le radici, nel corso del loro 3 miliardi e mezzo di vita, 60 milioni di anni fa hanno appeso i frutti in modo tale da non solo non essere predate, ma attraverso la disseminazione zoocora di diffondere i propri figli. E in una sorta di win-win, perché è vero che loro sfruttano gli animali per questo, ma in simbiosi, quindi l'animale mangia il frutto, dissemina il figlio e la pianta dal suo punto di vista è ineccepibile. E più la seconda cosa che volevo chiederti è se hai mai analizzato il fatto che, dato che hai dato un taglio sociale alla conferenza, che i due strumenti politici che più si avvicinano alle piante sono il referendum svizzero, mutuato anche in California, e il bilancio partecipativo di Porto Alegre, grazie al quale si sono rifatti le fognature a Porto Alegre. Mi dicono che dobbiamo riprendere le discussioni perché esse è un punto. Allora, ricominciamo dalla è vero che con i frutti, ma anche con i fiori direi innanzitutto, più che con i frutti, inizia una storia di collaborazione importante con gli animali. Questa storia di collaborazione però, e questa è la questione interessante, in molti casi è come dicevi tu, win to win, quindi o in termini più tecnici una simbiosi. È una cosa che va bene a te e va bene a me. Ci sono molti, però noi abbiamo sempre guardato a questa relazione dal punto di vista animale, mentre invece vengono fuori delle cose che sono incredibilmente interessanti. Vi faccio un esempio. Perché un'ape? Cercate di dirvi, questo è un problemino semplice. Come mai un'ape che va, esce la mattina dal suo alveare, si poggia sul primo fiore della specie A? Poi, se non rimane sempre su quella specie A, non avrebbe alcun senso nell'impollinazione. Non so se è chiara questa cosa. Immaginate un campo pieno di fiori. L'impollinazione ha senso semplicemente se un'ape va da una specie alla stessa specie sempre. Perché lo fa? Perché questo è quello che succede. Se l'ape prendesse come sarebbe plausibile, no? Vado sul primo fiore, prendo il polline. Poi vado sul fiore che c'è accanto. Perché mi devo fare? Devo andare da sempre dalla stessa pianta. Come mai? Questa che viene chiamata dagli entomologi fedeltà di bottinamento. Questa fedeltà di bottinamento ha un'unica ragione d'essere. È a favore della pianta. E quindi la pianta deve in qualche maniera in nulla. Ora, c'è un esempio straordinario di che cosa fanno le piante con l'impollinazione. Vi racconto questo qui, Giuliano. Sì. La sento. Sto scherzando. Un anno e mezzo fa esce su Science questa meravigliosa ricerca sui fiori di agrumi e di caffè. Allora, che cosa fa una qualunque pianta di agrumi? Un arancio, un limone, un mandarino, quello che volete. Apre il fiore, aspetta che arrivi l'impollinatore, quindi l'ape. L'ape entra nel fiore, porta il polline, prende il polline, prende il nettare, eccetera, eccetera, si muove. Bene, sappiate che in quei pochi istanti in cui l'ape è dentro il fiore è in grado di percepire se quell'ape è brava, cioè se ci sta tanto dentro per benino col polline. Allora, se è brava, gli aumenta nel mettere istantaneamente la quantità di caffeina, cioè la caffeina aumenta di modo che l'ape beve il mettere, la caffeina gli attiva il cervello e si ricorda di quella pianta. Poi, se la pianta non è brava, se l'ape, scusate, non è brava, cioè porta poco polline, e se non fa quello che deve fare, diciamo nella maniera adatta in cui si deve fare, la pianta immediatamente toglie tutta la caffeina dal nettare, di modo che quando l'ape prende il nettare non c'è nessuna attivazione, non si ricordi più di quella pianta. Quindi, dimostrando
in maniera abbastanza evidente il fatto che ci sono tantissimi casi in cui le piante manipolano gli animali. Ve ne cito un'altra, l'ultima, giuro, proprio che è proprio di 2 mesi fa perché è bellissima. Il pomodoro, che è, su cui arrivano i caterpillar, i bruchi, e iniziano a mangiarne, le foglie, bene, se la quantità, diciamo, di predazione da parte dei bruchi è superiore a un certo livello, la pianta comincia a produrre, la pianta di pomodoro, non è una pianta così esotica, inizia a produrre una sostanza chimica che viene ingerita dal bruco e che lo rende cannibale. Cioè gli attiva, attiva sempre il cervello del bruco e il bruco inizia a mangiare i suoi simili fino a riportare la popolazione fino a un livello che è tollerabile per la pianta. Questi sono ricerche che stanno veramente uscendo soltanto negli ultimi mesi e che ci fanno vedere da un'ottica completamente diversa le capacità delle piante. Pensate poi che questa non è soltanto la pianta che è in grado di immediatamente cambiare con la chimica il comportamento degli animali, ma in più diffonde questa notizia in giro. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che non è soltanto quella pianta che in quel momento è predata, che sta producendo quella sostanza che rende cannibali i bruchi, ma sono anche tutte le piante vicine che sono avvertite e producono quella sostanza. Quindi, insomma, le relazioni con gli animali sono tante, importantissime, ma anche noi le abbiamo sempre guardate dal punto di vista degli animali. Se le guardiamo dal punto di vista delle piante, ci accorgiamo spesso di un capovolgimento completo della prospettiva.